Le persone usano Spotify in qualsiasi momento per creare la colonna sonora della propria vita. Con oltre 365 milioni di utenti che ascoltano Spotify in tutto il mondo, siamo in grado di capire le persone attraverso l'audio. Questo set di dati proprietari è la nostra Streaming Intelligence. La profonda conoscenza della nostra audience rappresenta un'enorme opportunità per i brand che vogliono connettersi con i propri fan sulla nostra piattaforma. Inside Tracks è la nostra serie che ti farà scoprire come generare risultati per il tuo brand su Spotify dalla diretta voce di alcuni professionisti del mercato della pubblicità. Spotify è il luogo magico dove ritroviamo le nostre passioni, la musica, i podcast. La pubblicità non deve rompere questo incantesimo, ma deve contribuire a mantenerlo. La chiave del successo per la comunicazione sta nell'adattarsi al contesto, nel valorizzarlo. Noi all'inizio proponevamo le stesse creatività che usiamo per le piattaforme video, TV e online. Ben presto ci siamo accorti che i risultati migliori in termini di memorabilità, di legame con il brand, li ottieni se sviluppi degli spot specifici. Per esempio, per Pampers Progressi abbiamo puntato sulla differenza tra la musica che ascolti prima e dopo la nascita dei tuoi figli, quindi dalla musica da discoteca passi alle ninna nanne. Abbiamo usato il targeting per genere musicale per la nostra campagna Lines. Per Lines abbiamo scelto Emma Marrone come nostra ambassador e testimonial. Dal punto di vista musicale, chi ascolta Emma ama la musica pop, italiana e internazionale. Per questo, oltre ai soliti criteri socio-demo, abbiamo scelto gli amanti di questa musica come nostro target elettivo per la campagna. Come dicevo, noi chiediamo a Spotify di connetterci soprattutto con i target più sfuggenti, le ragazzine e i neogenitori. Per questo, basarci su quello che ascoltano è un modo per identificare il giusto destinatario della nostra comunicazione. L'ascolto della musica trap, l'ascolto delle canzoncine per bambini, sono tutti sintomi significativi di chi è all'ascolto. È un po' difficile trovare un adulto che ascolti lo Zecchino d'Oro se non ha bimbi piccoli. La relazione con la musica è una cosa molto personale. In famiglia, ognuno di noi ha il suo account Spotify di cui è geloso e non vuole condividere con nessuno, perché riflette i suoi gusti, il suo modo di essere. Spotify mi fa scoprire sempre nuovi contenuti. Ad esempio, mi piace molto la funzione che mi propone delle playlist basate sulle mie preferenze e al loro interno trovo nuove canzoni o nuovi artisti che non conoscevo. Mi piace molto la playlist La tua macchina del tempo. Propone canzoni che pensavo di aver dimenticato e invece mi piacciono ancora moltissimo. Io penso che i brand spater abbiano molto in comune con Spotify. Pampers, Lines, Ace vogliono essere al fianco delle persone nella vita di tutti i giorni per migliorare la qualità della vita, per renderla più facile, più piacevole. Proprio come fa Spotify, che rende più bella la nostra vita grazie al potere della musica e la rende più facile, mettendoci a disposizione una libreria musicale praticamente illimitata. Thanks to you! Oh, we can make life.